ragazze, sono qui per presentarvi la gamma make-up occhi Sephora e in occasione del lancio vi aspetto il 13 marzo presso la Sephora di Bari insieme a Pepper Chocolate e a Miss Creamy Creamy per ricreare insieme il look Sephora Eyes. Partiamo subito col tutorial e questo make-up sarà interamente realizzato con degli eyeliner. Inizio ad utilizzare lo Smart Liner. Come avete visto ha una forma davvero molto particolare, è super ergonomica e vi aiuta tantissimo nel realizzare la vostra linea. Vado a realizzare la codina, mi aiuto con questo eyeliner solo per tracciare la linea di guida. Definisco la mia linea con il Dramatic Line, che come potete vedere ha una punta molto diversa rispetto all'eyeliner precedentemente utilizzato. La utilizzo solo per disegnare la mia codina e successivamente definiamo tutti i dettagli sempre con lo Smart Liner. Per rendere particolare la mia codina ho deciso di lasciare un piccolo spazio vuoto. Applico lo Smart Liner anche nella rima ciliare inferiore. Passo adesso ai Colorful Eyeliner 24 ore Waterproof. Nella linea sono presenti ben 5 colorazioni, ma io vado ad utilizzare quella blu. Andiamo dunque a realizzare un'altra linea di eyeliner sopra quella precedentemente utilizzata con questo eyeliner. Ora vado a definire la mia piega, sempre tracciando una linea con l'eyeliner numero 06 Pool Party. Cerchiamo di mantenere la palpebra alta quando tracciamo l'eyeliner, di abbassarla per capire appunto dove andare a tracciare la linea. E successivamente la uniamo con la codina finale del nostro eyeliner. Una volta tracciata sommariamente la nostra linea, dobbiamo appunto andarne a definire i dettagli e renderla il più precisa possibile. Io ho deciso di realizzare l'angolo esterno del mio occhio con una piccola curva in modo tale da rendere l'aspetto di questa linea molto più morbido. È anche importante andare a definire l'angolo interno dell'occhio, rendendo la linea un po' più sfumata. Sempre utilizzando lo Smart Liner vado a prolungare il mio angolo interno dell'occhio e a congiungerlo con la rima ciliare inferiore. In questo modo avremo uno sguardo un po' più felino. Riprendo sempre il mio eyeliner blu e lo applico al di sotto della mia rima ciliare inferiore sotto lo Smart Liner. E per rendere lo sguardo molto più intenso applico una matita nera e delle ciglia finte. E ora è il momento del mascara Outrageous Curl. Ha uno scovolino davvero molto particolare, ma devo dire che mi piace tantissimo perché riesce a pettinare bene le ciglia e a dividerle. E questo è il look finito. Vi ricordo che vi aspetto il 13 marzo presso la Sephora di Bari per realizzare insieme il nostro Sephora Eyes. Io spero che il video vi piaccia e vi mando un grosso bacio. Ciao!